Dandero dende dende den, dandero da. Caldo e la fame assai, vago in parrocchia chissà. Un'altra battaglia, giornata campale, il Grest ormai sta per iniziare. Un'altra battaglia, giornata campale, il Grest ormai sta per iniziare. Dandero denda denda den, dandero denda denda den, dandero da. Siamo a Crespano nella parrocchia dei Santi Marco e Pancrazio e quello che vogliamo farvi conoscere oggi è un Grest davvero molto sportivo, perché qui si fanno addirittura le Olimpiadi. Andiamo a vedere. Vago in parrocchia chissà. Un'altra battaglia, giornata campale, il Grest ormai sta per iniziare. Un'altra battaglia, giornata campale, il Grest ormai sta per iniziare. Arrivo come al solito in tempo, ma i nani se... Claudia, questa è un'Olimpiade un po' particolare, perché diciamo che è la specialità dello sputapasta, non sarà mai sentita. Sì, è un'attività nuova che mi hanno proposto io e la Jessica, che con una pasta la sputano e dove che io più lontano vince. Ascolta, è il primo anno che fai l'animatrice o è...? È il secondo anno. E cosa ti ha fatto tornare? Beh, visto che mi piacciono i bambini, sono ritornata. Solo perché ti piacciono i bambini o perché ti piace magari anche essere insieme ad altri animatori, fare gruppo? Sì, anche questa cosa, che conosco più gente, anche gente nuova. La voglia di stare insieme, tutti, sì, ritrovarci tutti insieme. Ma i bambini vi fanno più dannare o vi danno più soddisfazioni? Beh sì, tante volte, ma siamo tutti bene in compagnia. Sì. Allora abbiamo sentito la voce di Claudia, la voce tua invece di? Jessica. Beh ragazze, buon lavoro allora. A respirare. Non faccio in tempo a dir son contento che il don 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 tacca a urlar. Non faccio in tempo a dir son contento che il don tacca a urlar. Ma qui stiamo facendo una prova durissima, ma tu sei distrutta, come ti chiami? Giulia. Giulia, questa che prova era? Di peso. Quanto stanca sei? Tanto. Ascolta, ma se ci si stanca tanto al Grest, ma vale la pena venire? Sì. Sì. Per quale motivo? Cosa c'è di bello qui? Perché ci si diverte. Da soli o in compagnia? In compagnia. Tu invece sei? Claudia. Claudia, anche tu una prova terrificante qui, eh? È molto pesante, ma è divertente. Hai vinto qualcosa in questa Olimpiade fino adesso? Non so, non ce lo dicono. Ve lo dicono alla fine? Ma alla fine è importante vincere? Beh, il più importante è divertirsi, poi si è anche più felice se si vince, ma... E non è indispensabile? Sì, è importante divertirsi, sì. L'altro mal di panza, uno che tade, l'altro da copare, uno che toga, l'altro se sloga. Anche Martina ha deciso di impegnarsi come animatrice. Martina, è un lavoro o più un divertimento? Beh, è un divertimento per i bambini. Noi siamo qui per dare una mano al prete. Noi ci divertiamo con i bambini perché sono fantastici questi bambini. Quindi non ho altre parole da dire. Quindi alla fine ricevete più che dare. Sì, 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 sì. Impariamo tanto da loro. Che cosa imparate? Beh... Come divertirsi. Con poco. Sì, con poco. E c'è anche un'altra cosa da dire. Qui c'è tanto gioco, ovviamente. Vediamo, oggi c'è addirittura le Olimpiadi, quindi veramente il massimo. Però abbiamo visto che ci sono anche dei momenti di preghiera. E ogni giorno quando cominciamo il Grest preghiamo perché vada bene la giornata. E... Cioè, sì, con semplicità anche quella. Con semplicità, ma con cuore.
dandero den 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 den, dandero den 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 den, dandero da. In questo Grest tutto sportivo ovviamente ci sono anche tanti campioni come Rachele. Rachele, tu hai vinto la prova di resistenza, e hai intenzione di diventare campionessa anche nelle altre prove? Sì, ci provi. Ascolta, ma che cos'ha di bello questo Grest, al di là del fatto di diventare campionesse? Beh, un po' di competizione bella, poi anche fare tifari per le altre persone che magari anche se non si conoscono però sono della stessa squadra nostra, così. Quindi è un'occasione anche per trovare amici nuovi. Allora Davide, tu sei un piccolo campione perché sei arrivato primo nella gara di sumo. Sì. Anche in resistenza e in salto in lungo, con 3-10. Quindi un piccolo campione che partecipa ad un Grest dove però non si gioca soltanto, si fanno anche altre cose. Si gioca e si fanno balletti anche, si diverte un po'. Qua ci sono anche i tuoi amici? Sì, qua, 1, 2, 3, tutti qua. Tutti qua. È un posto che consigli magari per divertirsi? Sì, molto anche. Ci abbiamo campi, li do un simpaticissimo. E dopo, così. Vale la pena. Molto. A respirare. Non faccio in tempo a dir son contento che il don 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 tacca a urlar. Non faccio in tempo a dir son contento che il don tacca a urlar. Don Francesco Mascotto è il parroco della parrocchia dei Santi Marco e Pancrazio. Qua si nutre lo spirito ma anche il corpo, Don Francesco. Il corpo, soprattutto il corpo. Quali sono le soddisfazioni come parroco a partecipare a queste Olimpiadi? Non partecipo perché ormai l'età non me lo permette. E le soddisfazioni per la prima volta vedere i ragazzi di Crespano che possono giocare nel nuovo centro parrocchiale. Marco, qua si sta faticando oggi, eh? Sì, tanto. Ma è sempre così il Grest o si fanno anche cose più tranquille? Delle volte è così, però si fanno anche cose tranquille e divertenti. Tipo, per esempio? Cantare, ballare, oppure varie cose. Ma dimmi la verità, io so che voi andate anche in montagna. Sì, ce ne siamo andati, ci abbiamo fatto anche delle gite là, ma anche al mare. E lì si fatica o ci si diverte? Si fatica anche un po'. Tutto dipende dal genere di persona che pratica. Qua i ragazzi hanno un rapporto molto libero anche con il parroco, eh? Il Grest magari è un'occasione veramente per essere tutti insieme appassionatamente. Giocare, mangiare, divertirsi, camminare, tutti con loro, sempre. Anche pregare però, ho visto. Un po' di preghiera, al mattino e soprattutto alla domenica. L'intenzione è quella di farli solo divertire o anche aiutarli a crescere in qualche modo? Soprattutto, l'intenzione è che attraverso il gioco, attraverso il movimento, poter farli relazionare in modo sano, senza competizione. Qualcuno gioca a calcio e si vede chi gioca a calcio qua, e giocando a calcio a volte qualche allenatore li stimola un po' troppo alla competizione, al vincere a tutti i costi. Qua tentiamo di dare un altro spirito, un altro motivo del gioco, che è quello di stare insieme e di divertirsi. Te prego donna mettina ma, te prego donna quel che ti vuol, ma per favor non state a cara di Osho a che ti la Osho, Osho Osho non farlo scampare all'alba vincerò. A Crespano non ci sono solo campioni dello sport ma anche campioni del canto come Nicolas. Nicolas, ti abbiamo sentito, hai una voce strepitosa. Cosa vuoi fare da grande? Il cantante lirico? Cantante lirico. Sì, come sì. Ti è nata questa passione? È una passione che è nata in terza elementare cantando con le maestre e cantando così in quarta ho scoperto questo dono e adesso sto andando alla scuola di canto per imparare di più. E qui al Grest se c'è bisogno di uno che inciti la gente con un canto, chiamano te. Sì, sicuro.
Sport, preghiera e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Questo è il segreto del Grest di Crespano. Un'altra battaglia, giornata campale.